Tornano a rigattare le barche pazze ed ecologiche della Ribot Race. La quarta edizione si terrà sabato e domenica prossimi al laghetto dell'Eur. Già 15 gli equipaggi iscritti e pronti a mettere in acqua i loro scafi costruiti completamente con materiali riciclati. Ancora 3 giorni per collaudare le imbarcazioni per la Ribot Race presentata questa mattina al giardino didattico dell'Eur. Chi può partecipare e come? Tutti, veramente tutti, chi vuole. E viene alla città in tasca, al Parco degli Scipioni, per poter fare la barca. Abbiamo anche il materiale da darvi e già tantissime barche sono in costruzione. Attenzione però, perché è contagioso. Chi viene non se ne va via, viene e inizia a fare la barca. Quindi attenzione, perché se venite sarete conteggiati anche voi. Vi aspettiamo. Preso il nome di Trofeo Centrale del Latte di Roma, la Ribot sarà occasione non solo per i residenti del nono municipio per riflettere sull'importanza di dare nuova vita ai materiali che ogni giorno adoperiamo. Domenica ci sarà appunto questa regata e io spero che molti cittadini parteciperanno a vedere, molti bambini soprattutto, perché poi i bambini sono i moltiplicatori di buone pratiche. Questa può essere un'iniziativa che sensibilizza nel modo giusto e corretto, perché significa che noi dal rifiuto possiamo creare ancora qualche cosa, può prendere vita, addirittura si possono realizzare delle barche, quindi anche divertendosi, anche cercando di essere creativi, si può far capire ai cittadini che ogni pezzo che abbiamo dentro casa, ogni materiale che noi immaginiamo dobbiamo buttare via, dobbiamo scartare, invece può essere utilizzato per qualcosa di buono.